Benvenuti amici a una nuova puntata di questa che è la rubrica dell'avventura, le interviste dell'Extreme Team. Anche oggi parliamo con uno dei personaggi più importanti del mondo, appunto avventuroso, esplorativo, del mondo verticale della scalata. Mi riferisco al presidente dei Ragni di Lecco, appena tornato da una spedizione. Parlo di Matteo della Bordella. Ciao Matteo, allora, ti vorrei chiedere alcune cose. Quando io stavo tornando dalla Patagonia ci siamo sentiti, tu stavi andando in Patagonia per le tue nuove salite, per i tuoi nuovi exploit. So che hai anche avuto a che fare con diverse difficoltà, le affrontate come sempre. Quindi mi farebbe piacere chiederti dove eri, cosa stessi facendo mentre scoppiata questa pandemia, mentre sono iniziate le restrizioni e quando poi sei tornato in Italia. Ciao Cristian e ciao a tutti gli amici che ci seguono. In queste settimane sono a casa come tutti, o meglio come chi ha la fortuna di poter stare a casa e non deve uscire per motivi più importanti, e per passare le giornate come tutti noi un po' mi alleno con il trave, un po' la passo davanti alla televisione o computer, la passo sognando, preparando progetti nuovi e spedizioni future e cercando di non mangiare troppo, perché sennò quando riprendo a scalare non muovo più. Qualche giorno fa ho visto delle storie in cui facevi trazione con il tuo piccolo attaccato. Quindi mi viene spontaneo chiederti, ma in questo periodo riesci ad allenarti, riesci a tenerti in allenamento nonostante l'isolamento e le costrizioni? E in realtà in questo periodo a casa non è facilissimo allenarsi. Sì, un pochettino mi alleno appunto come dicevo prima con il trave, che poi è l'unico strumento che ho a disposizione. Mi alleno tanto dal punto di vista mentale, che appunto nell'andare in montagna fa la differenza. E poi penso che in fondo alla fine, anche se perdo qualche settimana di allenamento fatto bene, insomma come faccio di solito, non è la fine del mondo. Mi è capitato tante volte di dover aspettare riposo forzato, poi quando sono andato a scalare comunque sono riuscito a scalare, quindi penso che anche qua, se aspettiamo un po' senza allenarci, poi riusciremo comunque a riprendere più forti e motivati che prima. Ma quando l'epidemia si è diffusa largamente, è scoppiata, tu stavi già preparando qualche avventura, eri in allenamento per il prossimo progetto o mentalmente stavi ragionando sul prossimo progetto? Quando è scoppiata questa epidemia io ero in Patagonia, quindi neanche in allenamento, ero proprio in spedizione e l'abbiamo vissuta all'inizio in modo distante, perché comunque da là non riuscivamo bene a capire di cosa si trattasse. In realtà comunque anche qua all'inizio non era ben chiaro, c'erano voci molto contrastanti. Siamo rientrati in Italia proprio i primi di marzo, prima che fossero adottate le misure più restrittive, e lì abbiamo capito insomma un po' cosa avevamo di fronte e quanto fosse seria questa emergenza. Come di consueto a questo punto scatta la domanda: quali sono i tuoi prossimi progetti, quelli per il futuro? Riesci a sognare comunque in questo periodo di quarantena? Sognare penso sia la cosa più bella e più importante che possiamo fare durante queste giornate, perché appunto ci tiene motivati ad avere un obiettivo, qualcosa in cui credere e da preparare. Ho tantissime idee, dei bei progetti anche per l'estate, ma bisogna vedere un po' come andrà avanti questa situazione, quindi per ora non mi sbilancio troppo su cosa andrò e cosa farò. Diciamo che sicuramente appena le cose si sistemano qualcosa di bello faccio, però vediamo un attimo con calma giorno per giorno. Se hai voglia, se te la senti, mi farebbe piacere sapere se vuoi dire qualcosa a chi ti dà questa intervista. Ma a chi ascolta questa intervista vorrei cercare di trasmettere un po' di energia e un po' di entusiasmo, perché in montagna sempre dopo le tempeste arrivano i giorni di sereno, quindi sicuramente passerà tutta questa cosa, questi brutti momenti. So che per chi sta vivendo momenti difficili sentire quello che dico non è affatto facile, e probabilmente sono parole scontate, anche già sentite. Però vorrei mandare un messaggio a tutti per tenere duro, continuare a sognare e credere nei propri sogni, nei propri obiettivi. Matteo, io ti ringrazio, non posso quindi che salutarti e saluto tutti. E vi aspetto per la prossima puntata di questa che è la rubrica dell'avventura, le interviste dell'Extreme Team. Ciao a tutti, buona avventura.